amici, abbiamo con noi questa sera Guido Della Frera, un politico di razza che fino a qualche tempo fa si era dedicato però alla sua attività imprenditoriale. Perché Guido Della Frera è ritornato nell'agore politico? Perché è il momento in cui persone che hanno competenza, esperienza nel mondo del lavoro e che hanno dato dei risultati tornino a interessarsi dei propri paesi, delle proprie regioni, della propria Italia. Ho seguito Monti in questa direzione e a livello regionale ho creduto in un uomo come Gabriele Albertini, che ho avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa quando feci il consigliere comunale nella sua prima giunta, e lo ho apprezzato come uomo concreto e credibile. Questo è quello per cui il nostro paese ha bisogno. Gente credibile che porti a casa risultati senza demagogie, senza populismi. Ecco, perché ha scelto la zona della Brianza mentre lei lavora comunque molto meglio conosciuto a Milano? Ah, sicuramente avrei preso molti più voti a Milano, perché sono più conosciuto a Milano, anche avendo fatto attività politica fin da giovane. Però è da 25 anni che vivo in Brianza, amo questo territorio, lo ritengo la Baviera d'Italia, un territorio fatto di persone che lavorano, concrete, che sanno raggiungere i risultati, ma è un territorio che però da anni ha bisogno di qualcuno che se ne curi. Cioè, non basto io, sicuramente dobbiamo fare squadra, ma è un territorio, la Brianza, un po' dimenticato. Abbiamo strade che hanno dei grossi problemi, pensiamo solo a Milano Meda, che non ha neanche le corsie d'emergenza. Abbiamo ferrovie obsolete, penso solo alla linea Seregno Milano con dei treni che sembrano dei carri bestiali. Abbiamo solo bisogno di una Brianza che sappia contare di più in Regione Lombardia. Ecco, io cercherò di dare questo risultato. Tra le eccellenze che lei ha indicato da poter, diciamo così, maggiormente evidenziare, ci sarebbe anche l'autodromo. Assolutamente, l'autodromo è la nostra eccellenza, è il biglietto da visita nel mondo della Brianza. Noi siamo conosciuti nel mondo grazie all'autodromo, grazie al Gran Premio di Monza. Se chiediamo a un nostro cliente fornitore di qualunque parte del mondo, no, di dove è la Monza, sa perché sa di questa grande competizione sportiva. Però l'autodromo può diventare veramente il luogo, il centro degli scambi commerciali, delle esposizioni fieristiche, dei convegni che la Brianza può fare nel suo territorio. Oltretutto, un investimento forte sul nostro caro autodromo è assolutamente necessario. Fra 2 anni avremo l'Expo. Se vogliamo portare qui i milioni di visitatori dall'estero che arriveranno qua a Milano in Lombardia e li vogliamo portare a far vedere le aziende brianzole, i nostri prodotti, beh, un'occasione unica è farli girare, no, all'autodromo con qualche competizione locale e qualche convegno. Ultimo appello per gli indecisi che non vogliono votare. E chi è indeciso, che crede nell'antipolitica, se sta a casa fa votare gli altri, fa decidere gli altri. Quindi tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. È certamente un momento difficile per il paese Italia, ma anche per la regione Lombardia, scegliere gli uomini giusti guardando i curricula, guardando cioè quello che hanno fatto fino ad oggi nella vita normale, non nella politica. Perché magari nella politica c'è gente che ha 30 anni in Parlamento, ben venga per loro, ma quello che oggi la gente ha bisogno è di professionisti, imprenditori, persone capaci che magari abbandonano un attimino i loro impegni per dedicarsi provvisoriamente, no, alla politica e per mai tornare alla società civile fra qualche anno.